questa frana ha bisogno chiaramente di un intervento che è di messa in sicurezza, in particolare di regimazione delle acque, di sistemazione, diciamo, della strada, e fa parte, diciamo, dei criteri che noi inseriremo per mandare a Roma un piano della messa in sicurezza di, diciamo, delle situazioni più gravi del nostro territorio, perché lo stato di emergenza ci è stato riconosciuto. Abbiamo avuto una prima tranche di 13 milioni per le sub-urgenze, che molte di queste verranno proprio nel territorio della provincia di Imperia, e poi invece ci sarà una seconda tranche, speriamo, insomma, abbiamo bisogno di un aiuto vista l'entità dei danni per la messa in sicurezza del territorio. Quali possono essere i tempi? Allora, sulle somme urgenze sono molto veloci, perché noi abbiamo già mandato una prima ripartizione ai comuni, stiamo aspettando quelle che da loro sono le priorità, e poi il commissario delegato, che tra l'altro è la dirigente del settore ambiente della regione, potrà poi, diciamo, dare questo aiuto tanto richiesto dai comuni. Nello stesso tempo noi siamo quasi pronti per mandare il piano per la messa in sicurezza. Ora sono tempi romani, per cui su questo non garantisco, ma noi, insomma, abbiamo fatto nel più breve tempo possibile questo lavoro. Mi sembra che Imperia ha diritto a rientrare in questo piano. Una bella notizia che ci sia questa priorità. Intanto, com'è la situazione? La casa è sempre inagibile ed evacuata? Sì, la casa è inagibile per precauzione. Grazie all'assessore Briano per la visita che ho sollecitato, perché appunto avevo piacere si rendesse conto con i propri occhi della situazione che noi avevamo giudicato grave, e quindi tale da richiedere un intervento di messa in sicurezza, chiaramente non classificabile in quelli di somma urgenza, ma un intervento da fare successivamente per poter ripristinare in maniera definitiva questa frana. Questo è stato il problema maggiore qui a Imperia? Sì, diciamo che è quello più significativo. Ci sono stati tantissimi altri problemi, magari di entità più piccola, questo è quello più significativo, senz'altro. Assessore, si è incontrata in comune con la protezione civile locale per comunicare cosa? Ma intanto per conoscere il lavoro che il gruppo del comune di volontari fa e per complimentarmi con loro. Io ovunque vado ringrazio sempre il mondo del volontariato, perché senza di loro non esisterebbe la protezione civile. Abbiamo lavorato, insomma, insieme con i nostri referenti del territorio, abbiamo ricostruito un regolamento condiviso per il volontariato di protezione civile. Mi hanno raccontato, insomma, alcuni loro desideri che cercherò in qualche modo, soprattutto di semplificazione delle procedure per rendere loro la vita più facile. Il Comune di Imperia ha un piano di emergenza, il ruolo del volontariato anche nel piano di emergenza è importante. Posso dire solo una cosa, che in questo mandato, che ormai sono 4 anni, il sistema della protezione civile è cresciuto proprio nella parte che va dalla previsione, diciamo addirittura dalla previsione meteorologica, l'emanazione dell'allerta, a proprio tutto il sistema di piani di emergenza, di coinvolgimento in tutta, diciamo, in quella sequenza che è fondamentale, che non è poi il ripristino del danno, che quello viene dopo, ma è proprio del fatto che i comuni, insieme ai loro volontari, ai vigili del fuoco, a tutti i soggetti che si occupano di protezione civile, quando c'è un'allerta sono vigili sul territorio. Questo chiaramente è fondamentale per prevenire disastri e, purtroppo, come abbiamo visto anche nel passato, le vittime. Ok, grazie.